Ciao a tutti voi da Rosi, un inizio un po' particolare di questa trasmissione che vi farà vedere qualcosa di particolare. Sono in compagnia di Agribrianza e in particolare del titolare Carlo Teruzzi, che saluto. Buonasera a tutti i teleascoltatori, grazie di seguirci e non vedo l'ora di farvi vedere il nostro showroom qui Agribrianza con Corezzo in via Dante 191. Buonasera. Entriamo. Entriamo. Bene Carlo, abbiamo raccolto il tuo invito e siamo entrati. E che cosa troviamo qui? Troviamo tutto quello che riguarda la cura e la manutenzione del verde. Per esempio in questo reparto dove c'è Valentina che sta analizzando una foglia di una pianta probabilmente affetta da qualche parassita, abbiamo tutto ciò che può aiutarci a difendere le nostre piante da parassiti, funghi eccetera. Infatti abbiamo la farmacia delle piante dove analizziamo le foglie, le piante che i clienti di volta in volta ci portano e proponiamo loro una cura per poter risolvere i problemi delle loro piante. Bene, questo è già un passo direi importante, naturalmente trovate sempre per quanto riguarda le piante anche tutto il resto, quindi dai semi come abbiamo visto, ai concimi, tutto ciò che può servire per rendere bella la vostra casa appunto grazie anche alle piante. Troviamo candele colorate, profumate, dovreste essere qui per sentire questo profumo davvero splendido e poi attrezzi da giardino. Attrezzi da giardino, le migliori marche di attrezzi da giardino, perché l'importante per avere un giardino è anche curarlo con gli attrezzi adeguati e giusti. Abbiamo per esempio Wolf che è una delle marche più famose del settore, abbiamo Gardena, abbiamo tutto un fortissimo assortimento di quegli attrezzi che possono rendere più facile e anche più efficiente il nostro hobby verde, la cura del nostro giardino, del nostro spazio esterno di casa. Certo, noi vogliamo dedicare spazio a questa trasmissione in qualcosa di particolare che vedremo tra poco, ma ricordiamo che qui trovate anche alimenti per animali e naturalmente trovate un vasto assortimento di tutto ciò che può servire per la cura anche del vostro giardino. Ecco, poi questo reparto è un po' uno dei nostri fiori all'occhiello, che è il reparto irrigazione. Qua noi offriamo un servizio al cliente che è quello della progettazione e della preventivazione del materiale per realizzare un impianto di irrigazione automatico. Noi non facciamo impianti di irrigazione automatico, però aiutiamo il cliente a realizzarlo da sé, facendogli la progettazione, spiegando quindi come devono essere messi i materiali e facendo una preventivazione e anche la fornitura del materiale a prezzi abbastanza concorrenziali e interessanti. Perfetto, quindi un fai da te che può farvi anche risparmiare. Poi avete visto qui un esempio di piscina, ma ce ne sono altre, poi le vedremo durante la trasmissione e poi arriviamo a uno dei vostri fiori all'occhiello. Sì, arriviamo a quello che gli americani chiamano il core business, cioè ovvero quello, il business principale di Agribrianza, che è sicuramente quello delle attrezzature motorizzate per il giardinaggio, che oggi vengono chiamate la motoristica, diciamo così, del giardinaggio. Noi siamo concessionari esclusivi per alcune aziende, tra le più prestigiose, e rivenditori di altre aziende ancora tra le più prestigiose. Qua, per esempio, vediamo uno dei nostri fiori all'occhiello, che è Stihl, un'azienda tedesca leader mondiale nel settore delle motoseghe, dei decespugliatori, eccetera. Abbiamo questo spazio dove il cliente può trovare tutta la produzione Stihl, il massimo della qualità a livello di motoseghe, ripeto, tosasiepi, decespugliatori, soffiatori, eccetera. Bene, un reparto veramente completo, io non ne capisco molto, vabbè lo capirete da voi, ma ho visto delle particolarità, poi prenderemo sicuramente delle immagini per quanto riguarda appunto le motoseghe, dalla piccola che serve, mi diceva appunto Carlo, addirittura per la potatura particolare degli alberi, a quella enorme che state vedendo forse in questo momento. Comunque questo vi fa capire che trovate l'assortimento completo. Esatto, assortimento completo. Qualità e servizio, perché ci tengo a dire che Agribrianza ha un servizio assistenza molto articolato e professionale. Abbiamo 8 persone, tanto per dare un'idea, al nostro servizio assistenza per venire incontro e per offrire un servizio al cliente il più professionale e più qualificato possibile, perché la vendita è solo l'inizio del nostro rapporto con il cliente, c'è tutto dopo, noi non abbandoniamo il cliente. Questo mi sembra molto molto importante Carlo, quindi voi acquistate qui uno dei mezzi, che sia una motosega, che sia un decespugliatore, insomma adesso andremo a vedere anche altre cose, e siete sicuri di essere seguiti anche nel post vendita, anche nell'assistenza. Ed ora un attimo di pausa e ci spostiamo nel reparto Honda. Scusa Rosy, prima di parlare di Honda parliamo un secondo di John Deere invece. Certo. Noi siamo concessionari anche qua esclusivi per la provincia di Milano di John Deere. John Deere, la più grossa azienda al mondo nel settore, e ha sviluppato negli ultimi anni quello che in America chiamano il taglio mulching, ovvero tagliare l'erba, tritarla senza raccoglierla. Tutti i trattorini John Deere e i tosaerba John Deere possono fare questo tipo di operazione. Cos'è il mulching? Due secondi. Non è una magia tritare l'erba senza raccoglierla. Vuol dire tritare l'erba spesso,
asportarne al massimo un terzo del filo d'erba, l'erba non deve mai superare i 9 centimetri, così facendo io riesco a tagliare, triturare, non danneggiare il prato, ho sempre il prato tagliato e non devo asportare, non devo smaltire l'erba che eventualmente raccoglierei. Mi sembra comodo anche questo, è un aspetto da sottolineare. Poi naturalmente per altre informazioni venite qui. E noi siamo arrivati in Agribianza con un mezzo John Deere, vero? Un esatto, po' particolare. Il Gator John Deere, un utility vehicle, una macchina che può essere a uno svariato campo di applicazioni, dalla grande azienda agricola al vivaio, alla grande industria, al campo da golf e chi più ne ha più ne metta, addirittura ai circhi. Perché è una macchina dalle potenzialità enormi che può essere utilizzata in tantissimi modi. Abbiamo motorizzata con motori diesel, motori benzina, addirittura anche con motori batteria. Perfetto, venite a chiedere informazioni. Omologata anche. Omologata per la circolazione stradale, sì. Perfetto, perfetto. Quindi anche omologata. Ed ora entriamo nel mondo Honda. E ora entriamo a quello che forse è il nostro fiore all'occhiello, è l'azienda con cui siamo partiti, è l'azienda per cui Agribrianza è conosciuta un po', diciamo, nella provincia di Milano, è Honda. Honda, che è la stessa Honda delle macchine e delle moto, tanto per chiarire, fa della qualità e della ricerca tecnologica la sua bandiera. Per esempio, parliamo di decespugliatori. Honda è l'unica azienda al mondo ad aver sviluppato micromotori a quattro tempi, a benzina, quindi abbiamo decespugliatori, tosasiepi, soffiatori che funzionano con benzina. Dov'è il vantaggio? Non ho miscela da fare. O minori vibrazioni nella macchina, o minor rumorosità, o minore emissione di gas inquinanti, o una miglior partenza. Questo l'abbiamo solo con i prodotti Honda. Bene, mi sembrano ottimi vantaggi. Sì. Honda è famosa anche per i tosaerba, considerati all'unanimità i migliori tosaerba al mondo. Perché? Partono subito, non si rompono mai. Questo è quello che si chiede a un tosaerba, che parta e che non mi dia problemi. Honda, questo riesce a garantirci. E poi in particolare, scusa Rosy, volevo illustrarti in pochissimo tempo questa macchina, che è anche qua il top della produzione Honda, l'HRX 537. Motore da 7 cavalli, 190 cm cubi di cilindrata, valvola in testa, il miglior motore che c'è oggi per tosaerba. Telaio in una resina particolare sviluppata da Honda in collaborazione con General Electric, si chiama Xenoi, è indistruttibile, garantita 5 anni contro qualsiasi rottura, anche se la rompete apposta, tanto non ce la fate, Honda ve lo cambia. E poi la particolarità di questa macchina è quella leva verde, che mi consente di scegliere se raccogliere l'erba oppure semplicemente spostandola, fare mulching, quindi tritare e non raccoglierla. Inoltre, ultima cosa, la lama particolare che monta è una doppia lama, un po' come i rasoi, per cui l'erba viene sminuzzata più finemente, così anche nel caso di raccolta, il volume dell'erba raccolta è metà rispetto a un tosaerba tradizionale. Perfetto, beh, mi sembra interessantissimo questo tuo discorso. Altri particolari, altre cose che vuoi farci vedere? Poi un'altra cosa che mi preme farvi vedere di Honda, dove forse la tecnologia Honda raggiunge il suo apice, sono i generatori di corrente. Generatori di corrente della serie EU, anche questi sono considerati i migliori generatori al mondo oggi in commercio, non di Honda, ma di tutto quello che il mercato può offrire. Abbiamo qua per esempio due EU20, sono dei generatori che sviluppano l'uno 2 kW di spunto, 1 kW e 8 per uso continuato, silenziosissimi, pesano 14 kg per cui di una facilissima portabilità e hanno, perché ne ho messi due? Perché hanno questa particolarità, io con un cavo particolare ad alto contenuto tecnologico li posso collegare, quindi da due generatori da 2 kW ho un generatore da 4 kW e posso andare avanti così all'infinito se ho bisogno di maggior potenza. Inoltre hanno l'inverter e dispositivi che non sto qui a spiegare per non dilungarmi, per aumentare l'autonomia e ridurre conseguentemente i consumi. Noi non abbiamo il tempo di spiegare tutto questo, Carlo, per cui invito naturalmente i nostri amici telespettatori a venire. L'indirizzo lo vedete, il numero di telefono anche, per cui davvero venite qui in Agribrianza perché vale la pena anche solo per conoscere tutto ciò che è questo mondo affascinante, per parlare con Carlo, con naturalmente tutte le persone che sono assolutamente competenti a darvi tutti i consigli e cercare di risolvere qualsiasi sia il vostro problema da giardino e non solo. Va bene, vi aspettiamo. Numerosi, spero. Certo. Ed eccoci a quella che è la mia passione, i barbecue. Qual è il problema quando si fa il barbecue? Fumo, la carne non è tenera, è dura. Con i barbecue di Agribrianza questo non succede. Per esempio, guardiamo questo barbecue sudafricano della Kadak a carbonella. Sta andando, non ci crederete, ma un pollo sta cuocendo senza fare un filo di fumo. Perché? Cosa causa il fumo? Il grasso
che cola sulla fonte di calore. Qui, come potete vedere, la fonte di calore è separata dal grasso che cola, che va in un'apposita leccarda, non abbiamo fiammate, non abbiamo fumo. Inoltre, e chiudo, la copertura mi consente di cuocere in maniera uniforme tutto il cibo che c'è all'interno, di cuocere a temperatura media, quindi non ho evaporazione d'acqua e la carne rimane tenera, e inoltre il vapore d'acqua non esce e la carne rimane ancora più tenera. Questo abbiamo detto un barbecue a carbonella. La stessa cosa la otteniamo con questo mini barbecue da balcone, outdoor grill della Outdoor Chef si chiama, dove cuociamo, sorpresa, una arista di maiale intera, senza un filo di fumo. E infine abbiamo quello che è il nostro prodotto più grosso, più bello, il Sovereign della Charbroil, dove stiamo cuocendo gamberoni, spiedini, eccetera, senza un filo di fumo. Prima Grazia ha fatto anche una pizza, perché dovete sapere che nel barbecue si superano agevolmente i 300 gradi centigradi, che sono quelli necessari per cuocere una buona pizza, del pane ma anche dei dolci. Guarda, mi hai fatto venire una fame, Carlo, e la voglia comunque di fare anche sul mio balcone il barbecue, grazie a queste vostre, appunto, barbecue che non emettono fumo. Quindi mi raccomando, amici, venite qui naturalmente a provare, perché c'è la dimostrazione per voi. Ogni, e poi sabato, ogni sabato noi siamo aperti il sabato, e grazie fa dimostrazione di barbecue. Perfetto, per cui vi invitiamo non solo il sabato, anche gli altri giorni. Prendete nota il numero di telefono, di indirizzo, venite qui personalmente, e naturalmente ci sono degli omaggi, dei prezzi speciali. Leggete in sovraimpressione, perché non abbiamo più tempo di dire assolutamente niente. Buon appetito a tutti. Altrettanto.